La festa della liberazione d'Italia giunge al 74° anniversario, come di consueto anche nella città di Andria. Il 25 aprile è stato ricordato attraverso una breve cerimonia svolta con le autorità civili militari e con diverse associazioni presenti all'interno del monumento in onore ai caduti andriesi di tutte le guerre. Un giorno fondamentale per la storia d'Italia, un giorno simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la Seconda Guerra Mondiale. Quella che si è svolta nella città federiciana è stata una cerimonia in toni minori dopo lo scioglimento della consiliatura, senza la celebrazione eucaristica e con la deposizione della corona d'alloro da parte del sindaco Nicola Giorgino, ancora in carica, in attesa della nomina del commissario prefettizio prevista per lunedì prossimo. Una data sempre da ricordare, la festa della liberazione d'Italia. Sì, ma credo che sia doveroso, soprattutto perché oggi più che mai c'è la necessità di ricordare quelli che sono i valori che hanno consentito appunto libertà e democrazia, e oggi più che mai dobbiamo liberarci da tanti fardelli che opprimono non solo il nostro paese ma anche l'intero contesto internazionale. E su questo è bene tramandare questi valori alle nuove generazioni che molto spesso non hanno avuto la possibilità di non solo studiare ma anche di verificare personalmente quelle che sono state le tragedie che si sono consumate nella storia dell'umanità.